consumare carne umana è nobile e necessaria, è una parte necessaria della vita. Mi piace. Palude dell'artiglio del tacchino. Include sacrifici e duelli tra gladiatori. Gente, ci siamo finalmente, dopo tantissimo tempo, rieccoci su Rimworld. Ho dato un colpo al microfono, non c'è una serie in cui non inizio dando un colpo a un microfono. Finalmente con l'aggiornamento 1.3 e soprattutto il DLC Ideology. Yes, finalmente. Allora, io so pressoché nulla sul DLC, so che c'è un nuovo sistema enorme di credi, ruoli sociali, rituali, tantissime cose da hippie, e sinceramente non vedo l'ora di iniziare. Inizieremo una serie che penso sarà relativamente breve, non lo so, magari poi dura mesi, e vedremo un po' come andrà. Io voglio esplorare appieno tutto ciò che il DLC Ideology ha da offrire. Questo primo episodio sarà un po' più lungo perché dovremo anche creare la base appunto su cui far partire questa serie. Vediamo subito di entrare nei dettagli con una nuova colonia. Andrei con direttamente questo qua, tanto uguale. No, un po' tanto. Facciamo così. Schianto. Tipico. Va bene. Avanti. Andiamo su Cassandra. Lotta per sopravvivere, che penso sia medio. Salvataggi liberi, perché è una serie. Questa qua, yada yada yada, lo sappiamo già. Seme ideologicamente sbagliato. Un gruppo pirata, un'unione. Cannibal Pirate Gang. Yes, let's fucking go. Let's go. Generiamo. Ah, per quanto riguarda le mod, non ne ho messe tantissime. Sono relativamente poche, ve le faccio vedere velocemente. E sono le solite, sapete, comodità, insomma, qua roba lì. Più vabbè, le armi atomiche. Monte della formica viola. Palude dell'artiglio del tacchino. Qua mi piace. Però è foresta temperata, è banale la foresta temperata. Così come la boreale. Che palle. Vabbè, sapete cosa? Va bene così. Avanti. Ok. Questo è nuovo. Questo è decisamente nuovo. Ok. Naked Man Eaters. Oh mio Dio. Include sacrifici e duelli tra gladiatori. Mi piace. Pain is virtue. Oh mio Dio, il dolore è virtù. Adoro. Cowboy. Criminal gang. Martiri. Oh mio Dio, è fantastico. Ne voglio creare una nuova. Create custom. There are no guns. You are on your own. Sono cazzi vostri. Non c'è Dio, sono cazzi vostri, ecco come devono dire. Andiamo per l'ideologico, mi piace effettivamente. Ok, done. Allora, scegli da 1 a 4 memes che formeranno le fondamenta della tua ideologia. Alcuni di questi hanno molto più impatto sul gameplay rispetto agli altri. Ok, ce n'è un po', eh. Ce n'è un po'. Allora, quindi abbiamo suprematista. Non sapevo nemmeno fosse una traduzione. Lealista. Colpevole, individualista, collettivista. Mi leggo un attimo le cose perché cioè, ci sarà un casino da leggere. Ci si becca dopo. Ok, ho letto i primi. E quello che mi piace di più, perché è quello che probabilmente ci farà fare più risate, è il suprematista. Perché, beh, lo leggete anche voi, voglio dire, per questa semplice ragione. Transumanista, mi piace. Perché sostanzialmente ha un... a tutto ciò che condivido io come run, nel senso il potenziamento della forma umana attraverso la tecnologia. E adesso voglio vedere se c'è qualcosa tra questi, perché deve essere bellissimo. Cannibal. Ah, bello. Saremo un impero, ok, saremo un impero di cannibali transumanisti che hanno volto la loro vita alla supremazia. Ci metterei anche davvero
La mail suprema, sì, però davvero meglio di no. Per il resto penso che ci siamo. Oh, e c'ho ancora tutte queste cose adesso da sistemare. Oh mio Dio, ci vorrà un attimo. Oh, ok, questi qua sono i precetti. E sono molti. Dio mio. Consumare carne umana è nobile e una parte necessaria della vita. Mi piace. Ok, gente, ce l'ho fatta. Ho rinominato tutto. Praticamente adesso il nostro leader si chiama il Vittore. Poi la nostra guida morale è l'Illustre. Lo specialista in milì è il Sanguinario. Lo specialista per la ricerca è l'Intellettuale. Poi i rituali sono: il funerale è la dipartita, il sacrificio del prigioniero è il rituale di epurazione. Il duello tra gladiatori è il duello di sangue, mentre per le nostre strutture abbiamo il simbolo che è il decagramma cremisi, quella che penso sia una scultura, ok? La figura del forte, e poi invece la sedia rituale, mettiamola così, è un semplice cuscino. Poi le reliquie sono tre: abbiamo Vesimir, che è una nano sword, se non erro, una spada, insomma. Poi abbiamo un fucile, che è un'altra reliquia che ho chiamato Babaresh. Ed infine abbiamo un calice rituale. Penso sia tutto, no, non penso ci sia altro da sistemare. E poi ci sono ovviamente capelli, barbe e tatuaggi. Ecco, i tatuaggi non li stavo vedendo. No, in realtà va bene perché questo qua è standard. Andiamo avanti. Giustizia suprema. Oh, siamo arrivati finalmente. Siamo arrivati finalmente alla scelta della, cioè alla personalizzazione dei personaggi. Bene. E mi sono dimenticato la prepare carefully. Va bene. E vuol dire che li renderemo casuali. Va bene così. Penso che come abilità di gruppo ci siamo. È la medicina che è un po' bassina, però insomma prima o poi rapiremo. Voglio dire, troveremo qualcuno che può fare il medico. Siamo messi sostanzialmente bene, direi. Direi che possiamo anche partire. Ed eccoci qua. Ok. Ma cazzo è sta roba? Ancient Mega Cannon Barrel. Small Crate. Belle ste cose. Ok. Momento. Ma guardate che bella zona, dove siamo? Ma guardate che bella zona, ci hanno infilato qua in mezzo. Ancient Mech Drop Beacon. Ma che cazzo, c'è stata una guerra da ste parti? Ma allora. Ok, penso di aver dato più o meno tutti gli ordini. Adesso gli facciamo costruire ciò che devono. Magari prima ci facciamo anche un giro per vedere se c'è altro che devono raccogliere. Anche se, essendo così lontano. Sì, comunque questo qua è decisamente un campo di battaglia. Anche se è lontana la roba, penso che pian piano la andremo a prendere. È tutta roba antica, va bene. Ok. Insomma, gli inizi sono sempre le solite cose, ve le ricordate? Si fanno le zone di coltivazione, magari facciamo fare il riso, che richiede un po' meno tempo, e via. Allora, nel mentre che passa la prima notte, parliamo un po' di qual è l'obiettivo probabilmente di questa serie. Allora, da come avrete capito dalla nostra ideologia di base, saremo brutali, ok? Generalmente facevo le cose un po' con un certo pelo sullo stomaco, ok? Magari giustiziavo dei coloni ogni tanto, dei prigionieri o cose del genere, però insomma ai miei coloni non piaceva. Bene, a questi coloni invece piacerà, e piacerà anche molto, e io sinceramente non vedo l'ora di poter iniziare a fare questo tipo di crimini di guerra, ok? Capiamoci. E quindi per una volta andremo direttamente per la brutalità. Davvero per la brutalità, assolutamente. Cercheremo di imporre la nostra ideologia con la forza e spero anche che ci riusciremo. Oddio, ce l'abbiamo fatta in passato, non vedo perché adesso non ce la dovremmo fare. Però, insomma, ci siamo capiti. Ah, è vero, abbiamo anche la Dubsbad Hygiene. E infatti dobbiamo stare attenti. C'è un visitatore. Se ti avvicini sappi che muori. Voglio vedere un attimo come funziona. Eccolo qua, Sacred Animalism. Crede nell'animalismo sacro. Ok. Cos'è che fa il tuo credo esattamente? Ecco qua. Sì, penso di poterti trucidare. E io gli ho detto non ti avvicinare. Lui si è avvicinato. Che cosa gli dici? È normale che poi, scusa, te le devi prendere. Aspetta, Michele, aspetta. Ok,
Perfetto. Non me ne frega un cazzo. I lama blu busto, con un nome del genere, guardate, non è che... Ok, abbiamo cibo. Volevo dire, abbiamo fatto capire la nostra posizione a ipotetici nemici. Chiaramente questo volevo dire. Varie. Cos'è sta roba? Ma che bello, c'è un casino di roba nuova. Ok, perfetto. Spero soltanto non si rovini la carne. Quello. Extract Skull. Ma che cos'è? Ma è fantastico. Non voglio fare. Insulto compulsivo, morei, privazione di svago. Hai ragione, da così tanto che non gioco a Rimworld che mi dimentico come funziona tutto. Poiché sembra che ti tratterrai per un po', dobbiamo dare nome alla fazione e il nome dell'insediamento. Questa qua è la Fortezza Cremisi, ok? Mentre il nome della fazione è Fratellanza di Ferro. Lanza di ferro, va bene. Nella fortezza Cremisi. Ok, non so nemmeno io cosa sto facendo, ma va bene. Va bene così, va bene così. Erip. Bello come è andato. Michele è andato a pulire il sangue. Vabbè, ciao. Amico animale. Era legato a Darby. Non care. Ce lo mangiamo pure, guardate, non mi interessa. Terrai di bufali. Ma nel senso sono bufali che sono arrivati? Ah no. Ah, boh, fatto. Morei. Ma questo è un prigioniero. Ok, e questo è fatto. Emergenza medica. Allora, fatti vedere. Morto in 2 ore? I don't think so. Dipendenza da alcol, tolleranza da alcol. Fa niente. Frenesia di movimento. Fa niente. Mano di legno. Va bene. Ostruzione arteriosa. Cirrosi. E la madonna. Mi sa che ti avremmo fatto un favore ad ammazzarti. Trumbo. Don't care. Anche come schiavo questo non è che varrebbe proprio tanto, effettivamente. Quindi nel dubbio lo aggiustiziamo. È cibo, voglio dire. Va bene. Missione disponibile. Il cavaliere solitario. Cos'è che succede? Allora, sta chiamando da qui vicino. Le sue guardie sono state uccise in un'imboscata. Lui è fuggito ma era seguito da un procione cacciauomini. Procione caccia uomini. Accettiamo con Darby. Procione caccia uomini, no! Oh mio Dio! Sì, però ti devi muovere. Oh, 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 fuck. Avete colpito sto procione? Ok, no, ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta. Ah, e in più aveva anche... Bah, è marcito subito, va bene. Missione compiuta, compiuta, yes. Missione compiuta, titolo proprietario terriero, non me ne frega. No slaves in colony, insufficiently sacrificed. The smooth skin is wrong. Scarified, ok. Insufficiently scarified. Uncovered any body part. Ate human meat, execution, ok. Abbiamo finito la prima ricerca, fantastico. Dov'è che sono le batterie? Ecco, magari, è un po' importante. Velo di guerra di pelo di cammello. Sembra uno scioglilingua. prendiamo un po' di questo. Ah, penso che ci siamo in realtà. E cosa? Preacher. Vabbè, Preacher fa niente. Sapete cosa fa niente. Non ha senso. Quello che ho letto non ha senso. Praticamente gli parla mentre che una persona sta male. Immaginate tipo, c'è una persona col cancro e dice, gli andate a parlare e dite no, vedrai, andrà bene. E poi effettivamente va bene. Cioè, magari funzionasse così, Rimworld. Però non funziona così. Ahimè, mi dispiace dirtelo, Rimworld. Non funziona così, esattamente. Allora, io direi che possiamo iniziare anche magari a muoverci nella direzione della produzione, per un po'. Allora, sono sicuro che per lo più sti poveracci preferiscano vivere... Ride, va bene, ma... Voglio dire, venite, per favore. Certo. Voglio dire, vedo che siamo più o meno tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Flop hat. Bello, un altro prigioniero. Non morire, per favore, non morire. Sono sicuro che tu ce la possa fare. Sì, effettivamente ce l'hai fatta. Relazioni, prigionieri. Ah, non sei male, eh.
molto ansioso, pessimista. Fuck me. Non vogliamo nessuno di pessimista a ste parti. Giustizia. Ho detto giustizia. Eccolo qua. Voglio vedere un attimo come l'ha presa la colonia. Mica l'ha proprio preso di peso e l'ha portato direttamente a macellare. Però voglio vedere più o meno come hanno fatto gli altri. Cioè, come l'hanno presa. Ah, eccolo qua. Prigioniero giustiziato. Quello che piace a noi. Mi piace come riusciremo a mantenere tutti felici tramite la raccolta di organi, giustiziari prigionieri, la morte in generale, mangiare la carne dei loro nemici. Mi piace, mi piace. Ok. Questo non l'avevo visto. Oh mio Dio! Scusate un attimo, il rituale di epurazione. Praticamente è il sacrificio di un prigioniero, però è un rituale, ok? L'organizzatore farà un discorso per incitare le persone. Poi prenderà il prigioniero, gli taglierà la gola. E una volta che è morto il prigioniero, dirà delle ultime parole. Oh mio Dio. Wow. Ah, bello. No, Will. Ah, no, ok, va bene. Bello! È passato dal 56% al 6,2%. Adesso lui ha una crisi dei suoi ideali. Dovremmo esserci adesso almeno 4 pasti. Per qualche giorno dovremmo riuscire a sopravvivere. Però, Dio mio, se abbiamo rischiato. Ok, si sono un attimo ripresi tutti, ma vista la condizione, io li faccio un attimo rimanere dentro casa. Oh, da bravi lavorate! Allora, è anche già da un po' che sto registrando, quindi penso che per adesso terminerò qua. Perché c'è tanto da esplorare, decisamente c'è tanto. Beh, oddio, che non te lo fai un ultimo raid, che fai? È ovvio che te lo fai. Che cazzo si sono rubati? Niente. Ma non ci ha manco provato. Ma allora? Come vi dicevo, c'è molto ancora da imparare. Penso che per una volta mi dovrò informare effettivamente per bene sul DLC perché è molto molto interessante. A questo punto direi però che ci salutiamo. Io come al solito sono Gold, vi ringrazio davvero tutti tantissimo per avermi seguito. Se avete dei consigli o in generale volete dirmi qualcosa per questa serie o dirmi semplicemente quello che vi aspettate, fatelo qua sotto nei commenti. Vi ringrazio ancora per la visione e noi ci vediamo nei prossimi video.